A tutti voi, amici e compagni della Fiome, grazie di esistere. Grazie di continuare a lottare. Ricordo che alcuni anni fa un convegno nazionale della Fiome ebbe modo di dire che consideravo questa organizzazione uno degli ultimi baluardi della democrazia in Italia. La penso ancora così. La penso così perché sento con molta amarezza di vivere oggi in un paese allo sfascio. Ci sentiamo dopo, ciao. Noi abbiamo ogni giorno nel nostro paese 600 nuovi poveri, e poveri vuol dire persone che non sanno che cosa mangeranno e se mangeranno il giorno dopo. Abbiamo in questo paese 6 milioni di famiglie nella povertà, perdiamo 100.000 posti di lavoro ogni mese, abbiamo il 15% della popolazione italiana che non può più neanche permettersi le cure sanitarie perché non ce la fa economicamente. E di fronte a questo sfascio sociale abbiamo coloro che l'hanno prodotto, che oggi siedono insieme a dirci che loro lo risolveranno. Io non ci credo. Non ci credo. Non credo che abbiano innanzitutto la dignità morale, l'onestà, la coscienza civile per fare questo. Perché sono quelli che hanno prodotto questa situazione disastrosa, insensibili alle sofferenze delle persone. E io ritengo che lo scopo della politica debba essere quello di soddisfare i bisogni delle persone, non i bisogni delle banche. Io sono nato nel 1948, anno in cui fu dichiarata, firmata, approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Si dice in quella dichiarazione che il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo sta nell'eguaglianza in dignità e diritti di tutti i cittadini. Ma è così oggi in Italia? Tutti i cittadini sono uguali in dignità e diritti? Hanno avuto 40 anni per mettere in pratica la nostra Costituzione e quella dichiarazione, e ne hanno fatto scempio. E noi siamo ancora qui a reclamare quelle cose. E io inorridisco quando sento parlare di rivedere una Costituzione che non è mai stata applicata, che non è mai stata rispettata. Bravo! Bravo! E credo che i responsabili di questo abbiano perso qualsiasi legittimità anche solo di aprire bocca su questi argomenti. Sono convinto che non dobbiamo perderci d'animo, anche se la situazione è drammatica, che dobbiamo continuare a resistere, a lottare, anzi che dobbiamo incominciare a preparare il futuro. Sono convinto che un grande cambiamento sia possibile, lo è ancora, nonostante recentemente abbiamo assistito a una cosa vergognosa sul piano politico. Sono convinto che ci siano ancora possibilità per cambiare questo paese, e sono sicuro che in questo processo di cambiamento la FIOM sarà in prima linea. E vorrei chiudere questo mio saluto dicendovi che Emergency sarà con voi. Noi stiamo lavorando anche in Italia in questo momento, mai ci saremmo aspettati che dopo aver portato per quasi 20 anni sanità nei paesi in guerra dovessimo occuparci di portare sanità anche nel nostro paese. La ragione è molto semplice, perché anche l'Italia oggi è un paese in guerra, è un paese in cui c'è una guerra spietata, crudele, atroce contro i poveri. C'è una guerra contro i cittadini, c'è una guerra che ogni giorno fa migliaia e migliaia di vittime. Io credo che dovremo andare avanti con fiducia e con ottimismo, non lasciarci incantare dalle sirene che vedono un futuro impossibile. Il futuro non è impossibile,
L'utopia non è impossibile, è un progetto che si realizza e credo che questa piazza, la piazza della FIOM, sia il primo segnale. Spero in questo cambiamento. Saremo con voi. Grazie a Gino Strada per questo bellissimo saluto. E ora do la parola...